Registrazione Uomini e donne, la scelta di Sara e Niloufar, l'addio shock. È tutto pronto per la prossima registrazione di Uomini e donne Trono Classico che dovrebbe tenersi sul finire di questa settimana. Ormai questa edizione del programma di Maria De Filippi si sta avviando verso le battute finali, ed entro il mese di aprile tre dei quattro tronisti in carica dovranno compiere la loro scelta finale. Stiamo parlando di Sara, Niloufar e Nicolò che ormai sono presenti in trasmissione dallo scorso dicembre, a differenza di Mariano Catanzaro arrivato in corso d'opera che vedremo fare la sua scelta entro la fine di maggio, quando il dating show chiuderà i battenti per questa stagione TV. La scelta di Sara Uomini e donne, pronta per la registrazione? Ma torniamo alla registrazione della scelta di Sara e Niloufar, le due belle e giovani troniste di questa stagione che sono state più volte al centro di accese polemiche. Nelle scorse ore Sara è stata avvistata in treno e molto probabilmente si stava recando proprio a Roma, dove tra oggi 5 e domani 6 aprile dovrebbe essere prevista la nuova registrazione del Trono Classico, che potrebbe essere anche quella definitiva per lei oppure per la sua collega di Trono Niloufar. Il percorso di Sara nel corso di queste ultime settimane è stato particolarmente difficile e complicato. In particolar modo abbiamo visto che nel corso dell'ultima puntata di Cancelletto Uomini e Donne trasmessa questa settimana su Canale 5 la ragazza ha dovuto fare i conti con l'addio del suo corteggiatore Lorenzo. La situazione tra i due, infatti, è diventata decisamente insostenibile e Sara ha affermato che si aspettava dei gesti diversi da parte del corteggiatore che in queste settimane non l'ha convinta più di tanto. Brutta notizia anche per Niloufar, scelta a rischio. In pratica, infatti, Sara ha ammesso di non fidarsi delle belle parole e delle promesse che le sono state fatte da Lorenzo in queste settimane e per questo motivo si aspettava che da parte sua ci fossero dei gesti più eclatanti che tuttavia fino a questo momento non sono ancora arrivati. Sta di fatto che Lorenzo dopo aver visto il filmato dell'esterna di Sara che baciava il suo rivale Luigi ha scelto di abbandonare il programma e anche sui social ha fatto un gestaccio, dito medio, che molto probabilmente era rivolto proprio alla bella tronista. Stessa situazione anche per Niloufar Addati, alle prese con quella che sarà la sua scelta finale, la tronista ha dovuto fare i conti con l'addio del corteggiatore Giordano, anche lui amareggiato e deluso dal bacio che è stato tra lei e Nicolò. Insomma quelli che sembravano essere i corteggiatori preferiti dell'una e dell'altra tronista sono andati via e adesso tutto è stato messo in discussione. La scelta di Sara e Niloufar è a rischio? Lo scopriremo nelle prossime ore. Cancelletto Uomini e Donne Anticipazioni Cancelletto Uomini e Donne Oggi.